Non perdiamoci di vista, nuovo progetto della Diaconia Valdese che si inserisce in un percorso di un territorio sempre più attento alle persone con demenza. Sì, anche questo è un progetto figlio della rete che esiste su questo territorio, dove sia i servizi pubblici, sociali e sanitari, il terzo settore e l'associazionismo da anni si parla e comunica per costruire insieme dei servizi a favore delle persone con demenza e delle loro famiglie. Questo è un esperimento, un progetto senz'altro innovativo, rivolto alle persone che sono a rischio di smarrimento sul territorio. Le persone con deterioramento cognitivo sono fra queste, sono tra le principali coinvolte. Si rivolge a loro, si rivolge alle loro famiglie per far sì che quando la persona cara è sul territorio, la persona possa vivere, il familiare possa vivere un po' più serenamente. Si rivolge anche alle forze dell'ordine, perché sappiamo quanti mezzi, quanti uomini e donne delle forze dell'ordine sono impegnate quando una persona si smarrisce. Vuole essere uno dei tanti fattori che potrebbe contribuire a far sì che le persone vivano a casa il più a lungo possibile, perché quando capitano questi eventi di smarrimento, molto frequentemente questa è la goccia che fa traboccare il vaso e la persona va in struttura residenziale, perché la famiglia con questo episodio, come dire, si arrende sostanzialmente. Come avete raggiunto la ditta che insomma ha fornito questa startup? È un collega ingegnere della Diaconia Valdese, ha fatto un po' di ricerche e ha trovato questa associazione Memory Team di Bari, che porta avanti dei progetti simili ai nostri sul territorio, in particolare simili al progetto Integralmente. Ha sviluppato questo software all'interno del quale una delle funzioni è proprio quella del tracciamento, tracciamento che avviene tramite collegamento del dispositivo, che deve essere con la persona ovviamente, tramite un'applicazione, quindi cellulare, tablet, oppure tramite ingresso con credenziali su un sito internet. Quale sarà il territorio coinvolto da questo progetto? Tutto il territorio del Pinerolese, quindi Pinerolo, le valli, la pianura pinerolese e la zona verso Cumiano, la Val Noce. Diamoci di vista, il comune di Pinerolo è coinvolto in questo nuovo progetto di attenzione al territorio. Sì, noi peroriamo da 2017 una, diciamo, rivoluzione in ambito socioculturale a Pinerolo, perché ci interessa andare avanti col progetto Pinerolo Comunità Amica della Demenza, e il rischio di perdersi nella città non è un rischio così improbabile, quindi per noi è fondamentale non perdere chi si perde. Ecco, questo è il mio motto. Ecco, in che contesto si inserisce la collaborazione anche con la Diaconia Valdese? E la Diaconia Valdese è stata promotrice della formazione sia dei commercianti che dei pubblici uffici, e questa, dal 2017, quando è iniziata questa promozione di Pinerolo Comunità Amica da Demenza, ci siamo occupati di finanziare la formazione attraverso la Diaconia Valdese, che è stata tra i primi a applicare i progetti pilota di Comunità Amica della Demenza, Demenza Friendly. Un'attenzione alle fasce più fragili, ma anche al contesto familiare che le accompagna. In questo nuovo progetto, non perdiamoci di vista, come si inserisce la Regione Piemonte in questo percorso di vicinanza alle persone con demenza, ma anche alle famiglie, ai caregivers? La Regione cerca di dare il suo contributo favorendo, stimolando e supportando l'integrazione sociosanitaria, perché le persone più fragili, soprattutto quelle con problemi cognitivi, magari anche per demenza, per età molto avanzata, hanno bisogno di un accompagnamento cucito sulla persona, in cui quindi i servizi sociali e sanitari devono collaborare in stretta collaborazione, in stretta cooperazione, e saper davvero avvolgere con un progetto personalizzato le persone in difficoltà. È la ragione per cui come Regione Piemonte abbiamo deciso di investire 3 milioni in 2 anni sull'invecchiamento attivo, proprio per cercare di ridurre i rischi di abbandono, di isolamento, di marginalità, soprattutto di quelle persone anziane che non hanno una rete familiare attorno, che quindi hanno bisogno di una presenza più costante e ferma delle istituzioni. Con questi finanziamenti noi sosterremo i progetti di comuni e di enti del terzo settore, di servizi socioassistenziali, proprio per cercare di portare sul territorio queste buone pratiche come il progetto che oggi presentiamo a Pinerolo. In che contesto si inserisce e quali sono le necessità principali che avete percepito?
Sì, allora Memory Team come associazione nasce nel 2020 a seguito del finanziamento per il bando Fermenti, un bando promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e noi abbiamo portato una proposta progettuale innovativa nell'ambito dell'assistenza al paziente con Alzheimer, perché abbiamo proposto un nuovo modello di assistenza manageriale allo stesso, proprio in un'ottica di prevenzione degli eventi avversi, quindi come le scomparse, gli allontanamenti da casa, ma anche in un'ottica di prevenzione di quelli che sono i disturbi del comportamento, che poi più vanno ad impattare sulle problematiche familiari, diciamo, quindi attraverso percorsi di psicoeducazione nei confronti dei familiari, attraverso strategie che abbiamo impartito loro, attraverso valutazioni dell'ambiente domestico, dove abbiamo consigliato quali sono le migliorie da apportare all'ambiente per prevenire questi disturbi, e istituendo un'unità di crisi che insomma, con operatori che giravano per Bari e a chiamato andavano ad intervenire in maniera non farmacologica, ovviamente, sulle persone nei contesti che poi ci contattavano al bisogno. E a settembre 2022 sono stato contattato dall'ingegner Donelli, perché aveva visto una presentazione del nostro progetto URCA, Unità di Risoluzione Crisi Alzheimer, ad un congresso a Pesaro, credo, e mi ha contattato per dirmi che loro erano molto interessati al discorso legato alla prevenzione degli eventi avversi per pazienti con demenza, e quindi diciamo, abbiamo parlato a lungo sulla possibilità di poter ospitare una mappa cartografa sulla nostra applicazione, la web app che abbiamo creato per questo progetto, e collegare dei dispositivi efficienti per la zona della diciamo, dove ci sono i pazienti nella zona della Diaconia Valle Valli, diciamo. E quindi, diciamo, gli intenti erano gli stessi, basati soprattutto sulla prevenzione di questi eventi, che poi diventano spesso catastrofici per le famiglie e per la comunità, e abbiamo cercato di integrare questi dispositivi geolocalizzatori GPS, che sono molto efficienti, all'interno della nostra applicazione, e poi dopo un anno di test e di prove continue abbiamo concluso la nostra collaborazione, abbiamo iniziato a collaborare attivamente già da settembre di quest'anno, e adesso sta iniziando l'operatività del progetto. Il dispositivo OPLA come funziona? Quali sono le sue principali caratteristiche? Ma sostanzialmente è un cellulare ridotto al minimo, non ha un video, non ha nulla, tuttavia ha le stesse performance di un cellulare, quindi si allaccia a una rete telefono e triangola con i GPS per trovare la posizione. La posizione, grazie alla rete telefonica, la trova sostanzialmente sul territorio e la può dare in diretta. Ha la prerogativa di resistere agli urti, di essere impermeabile e di avere una batteria con una lunga durata. Perché? Perché non ha un video sostanzialmente. Quindi questa batteria alimenta solo ciò che serve, mettiamola così. Ha una parte molto interessante, perché è dotato di accelerometri e può rilevare anche la caduta della persona, non solo la posizione, ma invia dei messaggi nel momento in cui rileva che la persona si trova a terra, perché in maniera rapida è arrivata verso terra.